Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino. Queste sono le principali notizie di oggi. Breganze, incendio all'impianto fotovoltaico, vigili del fuoco in azione in zona artigianale a Breganze. I vigili del fuoco sono intervenuti in via dell'artigianato sul tetto dell'officina meccanica Xausa. Hanno spento il principio di incendio che ha coinvolto 9 pannelli, evitando un incendio più generalizzato di tutta la copertura. Schio, negoziante derubata, forse sotto ipnosi, via denaro, merce, gioielli per 10.000 euro. Roberta Tresso, dopo aver accolto in negozio una donna venerdì scorso, si è resa conto solo dopo l'uscita di essere stata raggirata e derubata. Da malvivente le avrebbe mostrato dei faretti da armadio che in qualche modo avrebbero provocato uno stato di stordimento alla commerciante, svuotando la cassa e privandola dei monili preziosi che indossava. Montecchio Maggiore, 4 lavoratori cinesi clandestini nel laboratorio tessile, scattano denunce e sanzioni. Il blitz antilavoro nero delle Fiamme Gialle di Arzignano è andato in scena nei giorni scorsi, trovando 9 lavoratori cinesi in un laboratorio del seminterrato. Violate praticamente tutte le norme di sicurezza come esito del controllo, tra le più gravi la presenza di asiatici, 4 clandestini, l'assenza di ogni presidio antincendio. Cismon del Grappa, parapendio biposto, precipita nel bosco un illeso e un ricoverato con trauma lombare. Salvi entrambi gli appassionati di volo libero. Ieri i pilota e passeggero di un parapendio si è lanciato nell'aria dalla stella alpina sul massiccio del Grappa a Borso. Subito dopo il decollo si è assistito al precipitare del mezzo. Per fortuna la coppia di giovani è finita in una boscaglia. Problemi lombari per un 27enne di Romano trasferito in ospedale. Bassano, ospedale San Bassiano, 3 comunità tristi per la morte della gemellina Camilla di soli 8 mesi. Rebecca, Celeste e Camilla erano nate premature, come avviene spesso nei parti gemellari, il 20 novembre scorso. La più piccola per dimensioni presentava un problema gastrointestinale curabile fino a quando un'infiammazione alle vie urinarie l'ha aggravato portandola alla morte. In lutto Colceresa e Rossano, le 2 comunità vicentine di origine dei genitori. Vicenza, Poste Italiane, al via le assunzioni di portalettere anche nel Vicentino. Candidature entro il 4 settembre, ricerca attiva in tutto il Veneto e altre 10 regioni. Il turismo nel Vicentino vola. Nei primi 5 mesi del 2023 risultati migliori del 2022 e 2019. Secondo gli ultimi dati del sistema statistico della Regione Veneto, gli arrivi in provincia sono stati 317.000, 31,7% in più rispetto al 2022. Meglio del 2019, quando da gennaio a maggio gli arrivi furono 316.504. Bassano, vicenda Baxi, Nardin, provincia pronta per un tavolo di confronto. Siamo pronti, ha detto Nardin, a prendere parte ad un tavolo di confronto a sostegno del territorio e dell'interesse comune, come ci è stato sollecitato. Fondamentale è che questo avvenga in collaborazione, nel più totale rispetto per le istituzioni e rappresentanze locali, oltre che per i cittadini e i lavoratori. Pagina dell'Eco Nazionale, guerra in Ucraina, passi in avanti mentre si stringe il legame Russia-Cina. Dopo il vertice di Jeddah, il ministro degli esteri cinese in una nota ha parlato di colloqui che hanno contribuito a unificare la posizione internazionale in merito alla crisi ucraina. Strage di Bologna, De Angelis chiede scusa ma non si dimette. Marcello De Angelis chiede scusa, non si dimette. L'ex estremista di destra, responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, è finito nella bufera dopo pesanti dichiarazioni in cui ha negato la matrice neofascista della strage di Bologna, sostenuto l'innocenza di Fioramatti, Mambro e Ciavattini.
Niger scaduto il termine per i golpisti, mezzanotte scaduto il termine fissato per i golpisti in Niger dalla Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale, che nelle scorse settimane ha confermato la disponibilità di intervenire militarmente nel paese per ripristinare lo status quo. Sport, ciclismo, Ganna da favola. Filippo Ganna ha vinto la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo a Glasgow. È stata un'altra grande impresa, quella del tricolore azzurro, capace di rimontare la gara dell'inseguimento individuale, superando l'idolo di casa. Era l'ultima notizia. A risentirci a domani.